Una parabola sul secondo tocco di Van Hanegem, ancora Cruyff, ha saltato Causio, nuovo cross, respinge Zoff, poi sul rimbalzo para, l'assenza di Facchetti concede il grado di capitano a Zoff, che ha in questo momento il maggior numero di presenze in nazionale. Antognoni, profondità, Antognoni, poi insegna sull'uscita di Jonklund, perde la palla il portiere Boninsegna, la rio di Roggi su Giuliano, lunghissimo il lancio di Giuliano per Antognoni, cross di Antognoni, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, l'Italia è in vantaggio al quarto minuto di gioco, colpo di testa di Boninsegna, Olanda 0 Italia 1, ha segnato Boninsegna. Su cross di Antognoni, Boninsegna di testa ha indovinato l'angolino destro della porta olandese. Jonklund ha tentato la parata, ha toccato la palla, non l'ha arrestata. Quarto minuto, Olanda 0, Italia 1, ha segnato Boninsegna. Ancora Kroll. Daneskens a Cruyff. Di Cruyff, molto bello in area, c'è stata un'altrettanto bella deviazione da parte di Neskens. Adesso Van Hanegem, attaccato irregolarmente da Giuliano, punizione per gli olandesi. Allontanato Rocca, tiro improvviso di Courtier, fortissimo, che è filtrato improvvisamente davanti a Zoff. Kroll, Van Hanegem, ancora Kroll dopo il colpo di testa di Ante, ed è il pareggio degli olandesi, ha segnato Reese Brink, sbucando alle spalle di tutti. Uno a uno, pareggio di Reese Brink. Cruyff è fermato da Orlandini, contropiede di Anastasi, va in fuorigioco con Insegna, Anastasi apre bene su Causio, scatto di Causio, mette bene al centro la palla Causio, Anastasi al volo, forse aveva anche il tempo per controllare il pallone. Riesbergen, Neskens, respinge Zoff, poi la palla va in calcio d'angolo sull'intervento di Giuliano, che ha prevenuto però un possibile tiro di Van der Schoelen. Olandese, gli azzurri ne hanno battuti due nel primo tempo, lo calcia Noppen. Formidabile da fuori area, poi ha allontanato Zecchini, Zecchini ancora di testa, riprende Zurbir, ancora l'apertura per Neskens e Rossi però sul pallone che aggira Neskens e rinvia, era fuori. Zurbir esce Zoff e gli chiude lo spazio per il corner. Sono anche efficaci i contropiedi azzurri. Comunque non c'è l'occasione per la conclusione. Cruyff e gran tiro di Van der Schoelen con la palla. Cruyff, Orlandini, Cruyff, sul cross di Orlandini, Zecchini,
Roberto Surbir, colpo di testa di Zecchini, ottimo anche in elevazione. Resebrink ancora al centro, Groys fuori gioco, no, l'arbitro lo sa. Ha segnato Groys, che era sembrato fuori gioco, comunque l'arbitro Kasakov si libera bene sul servizio di Greif, Neskens, ma poi tira centrale, un pallone che Zoff para. Buoninsegna, lotta su tutti i palloni, vedete, Buoninsegna, messo giù una seconda volta. Niente, non c'è più niente nella squadra italiana. Surbir, triangolo con Neskens, Cruyff, bellissimo gol olandese, perfetto. Cruyff ha segnato ancora per gli olandesi, un bellissimo gol con un triangolo al quale hanno partecipato Neskens, Schrepp e Kroll. Raddoppio personale di Cruyff al 35esimo minuto. Lancio di Kroll al centro, libero, c'è solo Zecchini, Neskens, si libera solo Neskens. Buongiorno, vi parlo e vi saluto dallo Stadio Olimpico di Roma. La nazionale italiana disputa fra poco il suo secondo incontro nel torneo per le ammissioni alle finali del campionato d'Europa per nazioni. Passata sotto la guida di Bernardini, cambiò uomini, gioco, mentalità e tattica. Con emorragia che richiederà qualche giorno di cura. Al suo posto gioca Giorgio Morini con il numero 10. La terna arbitrale francese, il direttore di gara si chiama Elias e ha dato in questo istante l'inizio alla gara, che però la devia oltre il faro laterale. Cordova, il lancio di Cordova, Graziani, fuori gioco di Graziani, ancora una volta il guardalinee ha fermato il gioco mentre Graziani è uscito, il portiere Tomaszewski è uscito su Graziani, che aveva dato l'impressione di Smuda, gli ha tolto la palla, la riprende Rocca. Il cross di Graziani, in aria Pulici, occasione d'oro. Ecco il cross di Chinaglia. Pulici, dopo che Graziani aveva tentato il colpo di testa. Ecco che non trae in inganno Rocca, che si libera bene, si trasforma in attaccante, lancia Pulici. Lungo il cross di Pulici per Graziani, tiro al volo, bellissimo tiro al volo di Graziani, la palla schiove di un soffio all'alto sull'incrocio dei pali. Guardate il bel tiro al volo di Graziani che passa proprio campo in una ressa di giocatori. La palla in palo laterale, rimessa in gioco è di Gentile, Antognoni in posizione della destra. Cross di Antognoni, Pulici, anzi Graziani, scatto di Graziani che rivediamo. Ecco Antognoni, il cross di Antognoni, Graziani controlla la palla con le mani e il portiere con i piedi. Akhmichevich più pronto, lancia lato, Rocca era in avanti, sul lato si porta Facchetti. Servizio per Jarmak. Deina in area, Deina, tiro, brivido per la nostra porta perché sul cross rasoterra di Deina vedrete che Jarmak arriva con un attimo di ritardo. Il a Deina che è entrato in area e ha fatto partire un diagonale pericoloso. Colpo di testa di Morini, servito ancora a Cordova. Pulici, tiro. Maschik, malinteso con Kadoka. Ed è Morini che inizia l'azione. Pulici in area. Bello il
diagonale di Pulici e vediamo che la palla è andata sul fondo, cioè Tomaszewski non era riuscito a toccarlo, ma la palla è andata sul fondo. Viaggio in Finlandia, finalmente si vince, ma con una tal batteria di svarioni oratoriali da suscitare commenti ancora peggiori, perché fatti su una squadra rinascente, rispetto a quelli del dopo Monaco. Telespettatori italiani, buongiorno. Sono le 2:00 a Varsavia quando comincia questo Italia-Polonia che rappresenta ancora un esame per la nostra rappresentativa nazionale, per la quale davvero gli esami non finiscono mai. Sto giocando il terzo minuto del primo tempo. Il terzino Bobrovsky ha ricevuto questo pallone che crossa. La palla è schiaffeggiata da Zoff. L'attacco italiano, colpo di testa di Bellugi. Recupera ancora Jarmak, tiro e la palla va fuori di un soffio. Ottimo l'intervento di Antognoni, che ha anticipato Deina, porta la palla nella metà campo avversaria. Il lancio per Anastasi in area, tiro, tenta il pallonetto. Anastasi controlla male la palla e alza sopra la porta di Tomacev. Antognoni, Benetti, tiro di Benetti che costringe Tomaszewski a una difficilissima parata in calcio d'angolo, che poi si ferma lasciando proseguire Bula.
Gadoja, seguito come un'ombra da Gentile. Spiove il cross di Gadoja. Deina. Deina. Va a terra. Fallo di mano di Kasperczak, fallo di mano. Il gioco è fermo, il gioco è fermo. Fallo di mano. Centrocampo ai polacchi. E partendo con pericolosissimi contropiedi. Ostafinski. E Jarmak solo davanti a Zoff. Ostafinski. Ostafinski entra in area, tiro, parata di Zoff, ancora Zoff, prima dell'arrivo Kmicek. Lato. E Marx solo davanti a Zoff, aveva dato l'impressione del fuorigioco, Marx. Il mondo che stanno ad assistere a questa partita. Giocano nella stessa squadra due fratelli, non solo, ma due gemelli che sono due gocce d'acqua, sono assolutamente identici. Ecco, iniziata Italia-Olanda. Savoldi in avanti, ha lasciato indietro a Pulici, anticipato dal terzino. Le cose in campo piuttosto che in convenzione. Capello, Savoldi, adesso Rocca sul calcio d'angolo battuto da Antonio. Calcio di punizione in favore degli azzurri, lo batte Causio, spiove in aria un pallone, colpo di testa di Pulic. René van de Kerkhove è al calcio di punizione. La palla è leggermente alta, ha finto il cross, invece ha tirato direttamente in porta, ad effetto a stringere. Che stoppa bene, si libera anche bene, si porta la palla in area, un po' troppo sulla sinistra, non può più tirare, deve cercare il cross. Eccolo il cross, Savoldi! Da Savoldi, è il terzo calcio d'angolo in nostro favore. Batte anche questo Antoniotti. Ha tirato di testa Capello e sulla linea ha respinto Jansen. È andato Causio a battere il calcio di punizione. Servizio per Rocca, che non si aspettava. Poi c'è il tiro di Causio, dopo che Rocca e Causio avevano riconquistato il pallone. L'ha battuto Causio e Capello di testa porta in vantaggio la squadra italiana. 20° minuto, ecco, rivediamo il gol di Capello, molto bello, angolato, il colpo di testa perentorio di Capello, l'Italia in vantaggio al 20° minuto del primo tempo. Rivediamolo ancora da altra angolazione, ecco il regista De Pasquale ci manda un'altra angolazione, fra tutti salta bene Capello, vedete che schiaccia a terra la palla, la quale rimbalza, ma già è fuori dalla portata di Schrevers, il quale è nettamente in ritardo nel suo tuffo. 1-0 per l'Italia e il 20° la nostra squadra fino a questo momento, perlomeno per quanto ce lo consentano gli olandesi, che non fanno assolutamente gioco. Il cross di Rocca ed esce in tempo il portiere sull'intervento di andare in area. Capello che forse favorirà il tiro di Antonioni, ecco il tiro di Antonioni sul fondo. Però dovrebbe andare oltre Rocca a disturbare questo gioco degli avversari. Ecco un attacco di Peters che fa partire il primo tiro, che dà un certo allarme tra lui in avanti a ricevere il passaggio. Rocca. Fine del tentativo. Tyson. Rocca.
servito Benetti, il cross di Benetti in calcio d'angolo da parte, preoccupati unicamente di evitare che facessimo gioco noi, gioco che d'altra parte, e questa è la parte di colpa, questa partita bruttissima che si è svolta all'Olimpico, nostra colpa, dicevo, è quella di non essere riusciti a ristrappare l'iniziativa agli avversari che non volevano prenderla. Insomma, qui agli olandesi va bene che la partita finisca così perché perdono solo per 1-0 e vincono il girone. A noi va bene perché mi pare di capire che è bene tenerci questo 1-0 piuttosto che rischiare di perderlo come una beffa agli ultimi minuti. E l'unica cosa è che l'arbitro non può per regolamento fischiare 5 minuti prima, sennò sarebbe la cosa migliore da fare. We'll be right back.